Il Sansepolcro torna al Buitoni per affrontare la capolista pianese, partita decisamente impegnativa per i ragazzi di Bonura, ancora alle prese con assenze e infortuni. Sole ma terreno pesante per le piogge intense degli ultimi giorni, si gioca comunque davanti al numeroso pubblico del Buitoni. Per il Sansepolcro è una partita ad handicap, soprattutto per quanto riguarda l'inizio, perché al quinto minuto la pianese al primo affondo passa al termine di una precisa triangolazione al limite dell'area con la conclusione di Mignani per l'1-0. Giusto il tempo di battere al centro la ripresa del gioco, sono passati pochi secondi e per il Sansepolcro arriva la doccia fredda del secondo gol, perché perde subito palla la formazione bianconera e ancora Mignani castiga il Sansepolcro per il 2-0 dopo 6 minuti di gioco. Al tredicesimo ancora pericolosa la pianese con Couco che spara forte poco sopra la traversa. Al trentesimo si vede il Sansepolcro con il traversone di Mariucci, la sponda di Essussi per Ferri Marini che viene anticipato sulla linea di porta dal portiere De Fazio. 5 minuti dopo si rivede la pianese con la conclusione di Le Donne. Patata neutralizza in 2 tempi. Ancora 2 minuti e il Sansepolcro riesce a passare al termine di un'azione particolarmente insistita. Da prima Essussi coglie la traversa e poi nella successiva mischia Ferri Marini trova lo spiraglio giusto per mettere in rete per il 2-1. Il Sansepolcro ci crede. Al 40esimo si rovescia generosamente in avanti con tanta volontà. Pier Marini trova la conclusione dalla distanza, la palla finisce fuori non di molto. Infine al 46esimo c'è la bella volée di Brizzi su calcio di punizione, la palla finisce di poco fuori sul secondo palo. Si va al riposo sul punteggio di 2-1. Nel secondo tempo ci saranno meno azioni, il campo ancora più pesante, veramente al limite della praticabilità. Al 24esimo la pianese in area del Sansepolcro ancora con Mignani che prova la conclusione, la palla finisce fuori, ma al 33esimo lo sforzo del Sansepolcro è premiato al termine di un'azione molto elaborata con Pier Marini che dà la zampata finale sul cross di Della Spoletina per il 2-2. Al 39esimo Mignani conclude debolmente da buona posizione, patata blocca per il Sansepolcro, è una iniezione di fiducia al termine di una partita giocata in maniera molto generosa.